GF VIP, Cecilia Rodriguez e Ignazio, baci e tenerezze tra i due. Cecilia Rodriguez e Ignazio, coccole e dolcezze al Grande Fratello VIP. Nelle ultime ore un gioco architettato dal GF VIP ha lasciato i telespettatori senza parole. Il motivo? Come segnalato dal blog Il Vicolo dell'NFS.it, ogni volta che gli inquilini della casa più spiata dagli italiani sentivano una campanella dovevano scambiarsi baci e abbracci. Inutile negare che spesso e volentieri anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati costretti a farsi le coccole per questo motivo. Tuttavia, anche questo gioco innocuo ha riacceso nuovamente i gossip. Infatti, proprio negli ultimi giorni i due giovani si sono molto avvicinati, tanto da far pensare che fosse nata più di una semplice amicizia. E proprio per questo Ilary Blasi, nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP, è voluta tornare sull'argomento, chiedendo un parere su questa vicenda al fidanzato di Cecilia Rodriguez. E quest'ultimo ha detto di fidarsi della fidanzata, ma ha anche criticato Ignazio, arrivando a definirlo un furbone. Insomma, gioco o meno, questo avvicinamento tra Cecilia e Ignazio non è certo passato inosservato. Ma la giovane Cecilia non è stata certo l'unica Rodriguez nella dimora né fino ad aver fatto molto discutere in questi giorni. GF VIP, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più vicini. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha fatto molto parlare in quanto è stato protagonista lunedì scorso di una furiosa litigata con la ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Infatti, il giovane Jeremias ha scoperto che quest'ultima ha chiesto alle sue tante fan di sostenere Veronica Angeloni in nomination. E tutto ciò non è piaciuto affatto al ragazzo argentino, il quale, vincendo il ballottaggio contro la pallavolista, è rientrato nella casa del Grande Fratello VIP, e rivolgendosi a Giulia De Lellis ha tuonato, dicendole che le sue tante supporter pare non siano servite a nulla. A quel punto, apriti cielo e spalancati terra perché tra i due è nata una lunghissima e accesa discussione. Ma la fidanzata di Andrea Damante non è stata attaccata solo da Jeremias nell'ultima puntata del GF VIP andata in onda. Difatti anche l'opinionista Alfonso Signorini ha duramente criticato la giovane, scatenando l'ennesima bufera in studio, tanto che anche la stessa Ilary Blasi ha faticato a riportare l'ordine. Insomma, sembra davvero che non ci sia un solo giorno in cui i Rodriguez non facciano discutere. E se Jeremias ha fatto parlare per via della lite avuta giorni fa con la De Lellis, Cecilia ha fatto scalpore per via di questo avvicinamento con Ignazio Moser. Ci saranno presto altri colpi di scena?